Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare ed insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Fratelli e sorelle, in questa quarta domenica del tempo ordinario, la buona novella vi raggiunge dalla chiesa di San Pietro a Lanciano. Abbiamo scelto questa parrocchia perché sullo sfondo, come potete ammirare, c'è il dipinto del Discorso della Montagna, realizzato da Giuseppe Candeloro, artista locale molto famoso. Infatti, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo appena proclamato, oggi il tema di questa pagina sono le beatitudini. Il primo discorso che Gesù fa nel Vangelo di Matteo, il più famoso, il più conosciuto, al quale poi ne seguiranno altri quattro, perché l'Evangelista Matteo ci presenta Gesù come il nuovo Mosè e come Mosè nell'Antico Testamento aveva tenuto 5 grandi discorsi al popolo degli ebrei, Gesù tiene 5 grandi discorsi a noi che siamo il popolo della nuova alleanza. In questo discorso della montagna, Gesù ci dice le cose più importanti, quelle fondamentali. Potremmo dire è un discorso di governo. È come se Gesù si presentasse per essere il nostro premier e all'inizio del suo mandato ci presentasse il suo programma, i suoi valori di riferimento. È in queste pagine, infatti, che Gesù ci presenta appunto le beatitudini, ci presenta l'amore ai nemici, ci presenta la nuova giustizia del regno di Dio, ci presenta la regola d'oro, ci presenta la preghiera del Padre nostro, attraverso la quale noi possiamo capire che Dio è nostro Padre, che noi siamo Suoi figli e che dobbiamo vivere da fratelli e sorelle, gli uni nei confronti degli altri. A questo discorso, a questo programma, Gesù rimarrà sempre fedele e dice a me e a voi di seguirlo su questa strada, di accompagnarlo sul monte, come se idealmente anche noi potessimo essere nel numero di quelle persone che quel giorno lo ascoltarono. Il monte, in tutte le religioni dell'antichità, è il luogo in cui si può fare esperienza più facilmente di Dio e della Sua presenza. Il monte è ciò che ci permette di staccarci dalla pianura, dal modo di ragionare delle persone e di avvicinarci al modo di ragionare, di pensare, di parlare, di agire di Dio. A dire il vero, Gesù ci invita a salire su questo monte anche mettendolo in contrapposizione con un altro monte, quello che ascolteremo la prima domenica di Quaresima,
quello su cui sarà il demonio a condurre Gesù. Il monte dove il demonio conduce Gesù è come la pianura. I valori che in esso sono importanti sono i valori a cui fa riferimento la maggior parte delle persone: la salute, il successo, la ricchezza, il piacere. Il monte su cui ci conduce Gesù fa riferimento a valori del tutto diversi, come abbiamo ascoltato nella pagina appena proclamata. Naturalmente, se noi vogliamo seguire il mondo, non dobbiamo andare dietro a Gesù. Ma se quel giorno tante persone andavano dietro a Gesù, probabilmente sta a significare che quelle persone, nonostante tutto, non erano soddisfatte della loro regola di vita, non erano soddisfatte dei valori che si potevano vivere nella pianura o sul monte indicato dal demonio. Nel loro cuore sentivano ardere il desiderio della felicità, della gioia, e intuivano che Gesù poteva dare risposta a questo desiderio, che Gesù poteva saziare quella fame e quella sete di gioia e di felicità che appartiene ad ogni uomo e ad ogni donna, che è anche nostro oggi, così lontani nel tempo e nello spazio dall'esperienza vissuta da Gesù con tutte quelle persone. Allora l'invito è oggi quello di seguire Gesù sul monte, per ascoltare quello che il Signore ha da proporci, per sentire con le nostre orecchie, per custodire nella nostra mente e nel nostro cuore i valori fondamentali della nuova umanità, del nuovo regno che Gesù vuole instaurare. La categoria delle beatitudini era conosciuta in tutto il mondo antico. La usa Omero nell'Odissea, dove dice: beato l'uomo che ha la fortuna di avere un'ottima moglie, e la usavano tutti gli antichi poeti greci e latini, dicendo che erano beati, fortunati, pieni di gioia coloro che potevano avere una buona salute, tanti beni, tanti piaceri, la disponibilità di fare tutto ciò che desideravano. Nella Bibbia la categoria della beatitudine entra piuttosto tardi, abbastanza vicina a Gesù, ed è usata soprattutto nella parte dell'Antico Testamento che noi chiamiamo gli scritti, nei cosiddetti libri sapienziali. Ad esempio, è molto presente nei Salmi ed è presente per oltre 40 volte. Ma nella Bibbia la beatitudine è un po' diversa, anzi forse molto diversa. Il primo salmo si apre con un riferimento alla beatitudine, ma dice: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, beato l'uomo che non cammina in compagnia degli ingiusti. E poi dice ancora: beato l'uomo che teme il Signore. Non è quindi la salute, la ricchezza, il piacere, i beni del mondo quelli che danno la felicità, secondo la Scrittura, ma è altro. Le beatitudini, come sappiamo tutti, ne sono 8 e non abbiamo il tempo per presentarle tutte in questa buona novella. Visto i tempi che stiamo vivendo, avevo pensato di presentarvi la terza beatitudine, beati i miti, la settima beatitudine, beati gli operatori di pace, e di fare un riferimento all'ultima beatitudine, beati i perseguitati. Beati i miti, ci dice la terza beatitudine, perché possederanno la terra. Non il cielo, non il paradiso, ma la terra. Gesù ci sta dicendo che chi è mite alla fine eredita la terra. Gesù ci sta dicendo che chi sceglie la logica dell'agnello, come abbiamo ascoltato nelle domeniche scorse,
che potrà possedere la terra. Gesù ci sta dicendo che non è con la violenza, con l'aggressività che noi possiamo risolvere le nostre situazioni e conquistare il mondo, ma è proprio con la mitezza. Egli stesso si propone come modello di mitezza. Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime, ci dirà Gesù sempre nel corso del Vangelo di San Matteo. Il mite non è semplicemente il remissivo, non è semplicemente colui che non fa la guerra. Il mite non è soltanto colui che accetta tutto, perfino le ingiustizie, ma è colui che non commette ingiustizia per cercare la giustizia. È colui che non diventa aggressivo, che non si incattivisce per realizzare il mondo nuovo, i cieli nuovi e la terra nuova che Gesù è venuto a predicare. Perciò Gesù ci dice di guardare a Lui. Lui ha avuto contrasti terrificanti con il potere sociale, con il potere politico, con il potere militare, con il potere religioso, ma non ha fatto mai il male contro nessuno. Non è diventato mai aggressivo nei confronti di nessuno. Non ha aggiunto male al male per fare il bene, ma attraverso il bene, attraverso la mitezza, ha concretizzato ciò che lui voleva realizzare, il nuovo regno, i nuovi cieli, la terra nuova. E gli operatori di pace. Solo in questo passo, in tutto il Nuovo Testamento, è presente questa parola. Mentre invece operatori di pace, costruttori di pace, era un modo di dire molto comune nel mondo antico e adesso ricorrevano soprattutto gli uomini di potere, in modo particolare i re e gli imperatori. Loro si facevano chiamare costruttori di pace, operatori di pace, soltanto che la pace la imponevano con le armi, come aveva fatto Roma con tutto il mondo antico allora conosciuto. Ma la pace imposta con le armi è una pace che poco dura, perché arriverà uno più potente che a sua volta vorrà portare la sua pace con le sue armi, con la sua forza, con le sue guerre, con lo scorrimento di altro sangue. Gesù ci richiama a una pace diversa. Nella Bibbia pace si dice shalom, una parola che tutti conosciamo, che indica la pienezza della vita e la presenza di tutti i beni necessari a una vita pienamente umana. Questo ci dice Gesù di costruire, non con la forza, non con il potere, non facendo scorrere il sangue, ma facendo dono della propria vita, offrendo se stessi in modo gratuito perché questa pace si possa realizzare, proprio come ha fatto Lui, che ci ha lasciato il dono della pace il giorno stesso della risurrezione, quando apparendo agli apostoli nel cenacolo disse: pace a voi. Questa pace io e voi oggi dobbiamo costruire con lo stile della mitezza, operando con la mansuetudine, con il dono di noi stessi, con l'amore anche nei confronti dei nemici. Ed eccoci all'ottava beatitudine che vi volevo presentare. Una volta ascoltato Gesù, una volta accolto il suo messaggio, non possiamo rimanere sul monte, dobbiamo ridiscendere in pianura. Lì dove tutti vivono, dobbiamo portare la logica delle beatitudini. Ma come saremo accolti in pianura quando arriveremo dopo aver fatto tesoro delle beatitudini? Le persone saranno contente o dispiaciute del nostro modo di pensare, parlare e agire? Gesù ci mette in guardia. Non vi accoglieranno bene, sarete perseguitati.
perché in un mondo che ama il successo, il potere, la ricchezza, la salute, i beni, il piacere, voi portate una logica nuova, una logica diversa. Preparatevi ad essere minoranza, preparatevi ad essere perseguitati. Ma proprio le persecuzioni saranno la prova del 9, la cartina da tornasole, che il vostro stile è quello giusto. Quando noi scenderemo in pianura e porteremo il rispetto della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, il rispetto della vita dal primo momento fino alla morte naturale, quando noi torneremo nel mondo e porteremo il rispetto per le persone, porteremo il bandire ogni tipo di arma e di violenza, certamente non saremo accolti fra gli applausi, ma porteremo il regno di Dio. Permetteremo alla volontà di Gesù e alla sua giustizia di farsi strada lungo le strade del mondo, della terra in cui viviamo. E proprio attraverso questa persecuzione Gesù ci dice: voi sarete beati, voi sarete felici. Chiediamo al Signore il dono dello Spirito per poter essere come Lui, miti operatori di pace, poveri in spirito e puri di cuore, afflitti e desiderosi di avere la giustizia dalla nostra parte.